Caprisport. Eccoci qui sempre per questa puntata in esterra dal Tartan Scottish Pub di Volla, con tanti amici che stanno intervenendo e ci stanno facendo delle domande molto interessanti. Stiamo sviluppando tantissimi temi, purtroppo ci stanno pure le domande di Serena Legalzi, vabbè, però insomma alla fine ce la facciamo. Vai Serena. Paolo, una curiosità, già Koulibaly lo avevamo visto in passato fare quelle cavalcate, no? Fino alla zona d'attacco, ultimamente le sta facendo davvero spesso, quindi è molto interessante scoprire queste caratteristiche di Koulibaly. Già l'avevamo viste, devo dire la verità, però adesso molte di più, molte più volte. Brava, bella domanda, perché io le renderei da, mi sembrano ancora estemporanee, cioè quando recupera un pallone in un certo modo prende parte, io quasi ci farei un lavoro addirittura, tanto che sono belle e proficue, perché non mi sembrano fine a se stesse, anzi mi sembrano portatrici di panico nelle difese avversarie quando arriva lui. Anche perché ha un fisico tecnica, che comunque, a parte la tecnica, anche se ultimamente lo vedo molto più coraggioso su queste cose qui. Vabbè, con Sarri secondo me non aveva proprio la possibilità di farlo, perché con Sarri sai com'era all'interno dei meccanismi, degli schemi. Con Ancelotti non solo le sta facendo, ma secondo me le può fare di più. Secondo me addirittura si può fare un lavoro con delle scalate fatte bene, con delle coperture fatte bene, per farlo, che ne so, 5-6 volte a partita, secondo me vengono fuori gol. Secondo me vengono fuori gol, ci siamo andati vicinissimo, secondo me può venire fuori qualche cosa veramente di molto positivo. È una, non deve essere più una giocata, ma deve essere quasi uno schema, ecco, diciamo, questo può essere l'evoluzione della cosa. Giuseppe con noi, ciao Giuseppe. Salve, buonasera. Prego. Allora, poco fa stavamo parlando proprio di centrocampo e di come Ancelotti lo ha sfruttato in questi mesi. E nella finestra di gennaio abbiamo ceduto in prestito Rog. Considerando che comunque attualmente a centrocampo abbiamo principalmente giocatori di manovra più che di sostanza, a parte forse un po' di Awara, che comunque onestamente l'ho visto più di qualità che di quantità, non credi che forse era meglio tenerlo per avere Rog di sostanza a centrocampo? Sì. Però nel centrocampo Rog ancora forse, il discorso che facevo un attimo fa, non so se stavi ascoltando, sì, no. Centrocampo a tre, Rog secondo me a tre è perfetto, perché è una mezzala, è un giocatore dirompente, un giocatore che recupera e riparte, può fare sia la parte difensiva che la parte offensiva. A due ha dimostrato di non aver trovato perfettamente ancora quindi la posizione, però è un giocatore nel quale il Napoli crede, tant'è vero che l'ha mandato a giocare in una squadra molto forte, anzi io spero che giochi lì, perché la concorrenza ci sarà anche nel Siviglia, spero che giochi e non perda altri mesi, perché l'unico rischio per Rog è se perde troppi mesi, se non anni, senza giocare tanto. È un giocatore che appena, molto giovane come centrocampista, il Napoli ci ha investito, ci ha puntato, vediamo per il futuro cosa succederà, anche se ripeto, con questo passaggio al 4-4-2, al centrocampo a 2, secondo me forse è il più penalizzato di tutti. Sì. Ha perso, diciamo che secondo me deve ancora abituarsi al nuovo ruolo, perché considerando che Sarri lo faceva giocare quasi da esterno di attacco, a volte al posto di Caion, diciamo che secondo me si deve un attimo abituare a giocare in una posizione più centrale, quindi probabilmente è un problema di abitudine. Però l'ho visto un giocatore abbastanza versatile, quindi secondo me con l'abitudine, con una preparazione anche mirata a giugno, possiamo avere un elemento in più su cui puntare in quella posizione. Sì, queste sono scelte che, ma sai, per il centrocampo, per pensare all'anno prossimo per il centrocampo è difficile. Non sappiamo che succederà ora con Amsi, non sappiamo che cosa succederà con Allan. Ci sono Fabiano e Zielinski che non penso si discutano, però poi bisogna vedere Diawara se troverà spazio e se lo sfrutterà bene, ora che è rimasto Amsic potrebbe avere qualche difficoltà in più, bisogna vedere Rog e poi bisogna vedere tutti questi giocatori dei quali si parla, dal fortissimo Barella a questo Fornals,
bisogna vedere su quali di questi giocatori il Napoli veramente riuscirà a mettere le mani, perché il centrocampo è un reparto fondamentale dove Ancelotti vuole giocatori molto intraprendenti, di grande personalità, perché lui vuole, non vuole giocatori che facciano le giocate banali, non vuole giocatori che giochino troppo all'interno di un sistema, ma vuole giocatori che sappiano fare qualche cosa che cambia proprio in maniera forte il senso dell'azione. Ecco perché a lui piace molto anche come gioca in quel ruolo Zielinski, che è uno che si va a prendere la responsabilità di partire, di accelerare, di creare la superiorità. Sì, infatti, che comunque Zielinski ha dimostrato di saper giocare in maniera abbastanza convincente sia sull'esterno che da centrale. Anche, devo dire la verità, da centrale me l'aspettavo di meno, lo vedevo più come un giocatore esterno, invece anche da centrale ha fornito delle discrete prestazioni, quindi diciamo che Ancelotti su questo versante è abbastanza versatile, quindi spero che anche Rog, perché secondo me Rog è una risorsa da non bruciare, perché comunque è un giocatore che ha delle qualità, va solo un attimo, diciamo, addestrato come si deve per il sistema di gioco che utilizziamo. Poi guarda, però il Napoli andrà a prendere, si parla tanto di giocatori come Lozano, il Napoli andrà a prendere anche degli esterni, oltre ad averne tanti. Io penso che quello che stava per succedere, non so se accadrà, non credo più oramai, la cessione di Hamsik significa per esempio anche valorizzare giocatori come Verdi, come Younes, perché con gli esterni tu dai più minuti a loro se Zielinski diventa definitivamente un centrale o si alterna, ma gli dai più minuti. Invece se questi giocatori come Zielinski o addirittura con la presenza di Hamsik anche Fabian deve tornare sugli esterni, è chiaro che va a togliere minuti e presenze ai vari Verdi, ai vari Younes, tipologia di calciatori che invece vuole molto nel suo calcio, perché oltre a quelli che piglia iniziativa a centrocampo, lui vuole pure quelli che creano la superiorità numerica. Il Napoli, noi abbiamo proposto delle statistiche molto interessanti con il nostro amico Antonio Gaito di Tutto Napoli, abbiamo proposto delle statistiche molto interessanti. Il Napoli è una squadra che dribbla pochissimo, un poco per un suo vecchio retaggio sarriano, diciamo, no? Che voleva lo sviluppo del gioco attraverso i triangoli, eccetera. Un po' dribbla poco proprio perché ha pochi giocatori che hanno il dribbling nel loro DNA. Sì, anche secondo me è una questione di abitudine, perché per dire, io ho letto queste statistiche, ho visto che Malcuit era il giocatore che dribbla di più, dribbling, cioè, che è un'anomalia, probabilmente se sono le caratteristiche, capito? No, ma secondo me più che caratteristiche è anche una questione di abitudine, perché giocando con Sarri secondo me si sono abituati più a giocare palla a terra che a puntare l'uomo. Sì, ma però per dirti, Cagliecon per esempio non ce l'ha il dribbling, no? È un giocatore fantastico, sì. Quindi mi sorprende il fatto che non sappiano più dribblare l'improvviso. Mertens ce l'ha, e però giocando da prima punta l'ha un po' tolto dal suo repertorio, perché lo faceva più quando giocava sull'esterno. Insigne ce l'ha e non ce l'ha. Insigne è un creatore di superiorità attraverso un certo tipo di giocate, ma non è che ti salta bruciandoti, perché non è esplosivo. Non è esplosivo. Grazie Giuseppe. Antonio dovremmo avere adesso, che arriva, chiede.